Messaggio di Matthew Ward, di Suzanne Ward, 1 novembre 2024. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, questo è Matthew. La sorgente creatrice, l'essere supremo del cosmo, ha dotato tutte le anime del dono del libero arbitrio di usare la sua energia di amore e luce per co-creare qualsiasi cosa possano immaginare. L'essere supremo di questo universo, chiamato Dio o con altri nomi di riverenza, ha usato questo dono nel suo dominio per manifestare anime gioiose, sane, prospere, spiritualmente e consapevolmente illuminate, con notevoli poteri innati. Alcune anime forti hanno usato il loro libero arbitrio per mettere in letargo 10 dei 12 filamenti di DNA delle anime più deboli e hanno confinato quelle anime intorpidite in una matrice che escludeva tutte le meravigliose qualità e capacità che Dio aveva loro conferito. Iniziò così la battaglia universale tra le forze della luce e le forze oscure, che da allora continua a infuriare. Paragoniamo quella matrice a dei gomitoli di filo strettamente avvolti nel campo energetico di potenziale della Terra, che riflette l'attività sul pianeta. Nel corso dei secoli quei gomitoli sono rimasti rigidamente al loro posto, mentre l'attività nel campo mostrava come una civiltà dopo l'altra fosse dominata da una successione di individui potenti, avidi e spietati. Circa 90 anni fa, un afflusso di luce ha allentato i gomitoli e questi hanno iniziato a disfarsi. Hanno continuato a disfarsi nei decenni successivi e oggi la matrice non è altro che innumerevoli fili che si agitano caoticamente. Questa analogia, per quanto misera, rappresenta la fine della battaglia universale sulla Terra. Le forze oscure combattono con la divisione, l'inganno, la corruzione e la paura. Le forze della luce usano solo il potere dell'amore e nel continuum hanno già vinto la battaglia. Le anime che avete aiutato a risvegliarsi ora lo sanno e questo sarà utile a loro e a voi quando le verità cominceranno a emergere. Non sappiamo esattamente quando ciò avverrà o l'ordine in cui le verità emergeranno, ma è realistico prevedere che tra non molto vi troverete in mezzo a un calderone virtuale di turbamento emotivo. La fase più dinamica del vostro viaggio sulla Terra è vicina. I messaggeri della luce vi hanno detto che tra i miliardi di anime che volevano vivere questo periodo senza precedenti sulla Terra, in questo universo, siete stati scelti perché siete i più forti. Questa non è adulazione, è un fatto. È per questo che molti di voi sono in trincea, per così dire, con i cappelli bianchi, i cappelli rossi, o gruppi di patrioti, o sono giornalisti, scienziati, informatori, o agenti sotto copertura. E tutti voi irradiate e ancorate la luce che è alla base di tutte le attività e le azioni giuste. Amati fratelli e sorelle, ce l'avete fatta. Matthew dice spesso: non abbiate paura, come se la paura fosse sempre negativa. E quando dà a una persona una scarica di adrenalina che salva la propria vita o quella di un altro, non è la paura, ma l'impavidità che spinge qualcuno a gettarsi a capofitto nel pericolo per salvare una vita. La paura paralizza la mente. La lucidità e il buon senso sono i vostri alleati quando è necessaria un'azione rapida e non stiamo trascurando il valore della conoscenza delle tecniche di sopravvivenza. Non è la paura che spinge i vigili del fuoco a correre in un edificio in fiamme e a portare in salvo le persone intrappolate nell'incendio.
E la guardia costiera non agisce per paura quando si tuffano in acque gelide per salvare persone che stanno annegando. Quei soccorritori agiscono con cognizione di causa e in modo appropriato, oltre che con coraggio. Non è la paura a spingere le persone ad aiutare gli sconosciuti rimasti intrappolati in un veicolo incidentato o che hanno difficoltà a rialzarsi dopo una caduta, per esempio. Vedono che c'è bisogno di aiuto e la loro risposta viene dal cuore. La coscienza, l'istinto e l'intuizione sono ingredienti dell'anima e quindi reazioni naturali. La paura è una sensazione acquisita, insegnata ai bambini o appresa con l'osservazione. Genitori, con l'esempio e la guida, per favore, insegnate ai vostri figli le misure di sicurezza e le precauzioni, non la paura. La paura non solo è un'emozione molto amplificata con vibrazioni nella gamma di frequenza più bassa, ma è anche contagiosa. Quando una persona teme una situazione attuale o imminente, o anche solo un «e se», quella forte energia fluisce verso gli individui vicini che a loro volta provano sensazioni di paura. E la paura è la fonte di carburante degli oscuri e forse il loro strumento più efficace. La loro stessa sopravvivenza richiede un continuo apporto di energia a bassa frequenza, per cui creano situazioni che provocano una paura diffusa nella popolazione, le cui reazioni alimentano le basse vibrazioni che sostengono i produttori di quelle situazioni. Questo circolo vizioso coinvolge la legge universale di attrazione. I flussi di energia con attaccamenti alla paura si diffondono nella coscienza collettiva. Trovano situazioni con energia corrispondente e le riportano sulla Terra, perpetuando così le circostanze piene di paura. Cari, non abbiate paura. Il vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi farà delle differenze positive a livello mondiale? Non sarebbe corretto attribuire differenze positive al vincitore delle elezioni o a qualsiasi altro individuo. La strada verso cambiamenti benevoli nel vostro mondo è stata spianata dalle forze di luce, volontari, altri operatori di luce come i cappelli, membri delle forze speciali extraterrestri, tutte le persone che vivono in modo divino e le civiltà lontane che irradiano luce, e dalle vibrazioni in costante aumento che stanno rafforzando tutti gli sforzi basati sulla bontà. Il pubblico non conosce le forze di luce ed è improbabile che stia pensando alle vibrazioni. Tuttavia, quelle potenti fonti hanno un ruolo importante in tutte le elezioni e in altri affari nazionali e nelle loro conseguenze. Qualunque cosa ottenga permanenza in qualsiasi parte del mondo sarà allineata con la luce e qualsiasi cosa con un'intenzione di base sarà effimera o non decollerà mai. È chiaro che la mia memoria sta scivolando via e la demenza è una preoccupazione logica ora. Per favore, chiedi a Matthew quando avremo una tecnologia in grado di ripristinare la memoria perduta. Sarebbe prematuro alleviare le preoccupazioni sulla demenza. Quindi affrontiamo il problema della memoria che scivola via. Mamma, cerca il passaggio su questo argomento e copialo qui. Saminten ha parlato della perdita di memoria durante una delle nostre lunghe conversazioni del 2003, che è diventata il capitolo Saminten in Illumination for a New Era. La sua civiltà altamente evoluta è un collettivo di anime in cui la coscienza unitaria è così soddisfacente che non c'è individuazione mentale o emotiva delle anime.
Vi lamentate della perdita di tempo che sembra correre veloce e un'altra perdita che lamentate è quella della memoria. Nessuno di questi aspetti della consapevolezza tridimensionale si sta perdendo, cari. Il tempo non è mai stato come lo avete concepito, con 24 ore al giorno, 12 mesi all'anno e così via. Questo vi è stato molto utile, ma ora non sta più accadendo. La vostra struttura temporale sta collassando, poiché l'energia si muove alla velocità della densità più leggera e i periodi di luce e di buio si susseguono con maggiore velocità. Quindi, anziché perdersi, il tempo si accelera. I ricordi che molti di voi definiscono come andati non lo sono. Con l'accelerazione di ogni cosa nell'universo, è naturale che le cellule del vostro corpo stiano reagendo per essere elevate ad una modalità di sopravvivenza superiore. Soprattutto ciò influisce sul vostro cervello. Il computer che accende i processi di pensiero e di ragionamento, e questo è necessario. La luce assorbita dalle vostre cellule permette al cervello di eliminare gli strati di dimenticanza e di programmazione che hanno impedito loro di funzionare pienamente. Se non state sperimentando alcuna perdita di memoria o un senso di dispersione del pensiero, allora siete bloccati nella terza densità, che ancora per poco sarà lo status dell'essere della Terra. Quindi è auspicabile che non vi sentiate del tutto in contatto con la realtà del giorno o dell'ambiente. Grazie, mamma. Non ricordare chiaramente è diventato un luogo comune e la spiegazione di Saminten darà sollievo a molte menti. Il karma è coinvolto nei rituali satanici o nelle morti dovute alla guerra meteorologica? Innanzitutto diciamo che negli ultimi decenni la giostra karmica della Terra ha rallentato e ora è quasi immobile. A questo punto del processo di ascensione personale, quasi tutti coloro che hanno scelto di completare tutte le lezioni karmiche in questa vita, invece che in fasi successive durante diverse vite, sono vicini alla meta, anche se in molti casi con l'assistenza amorevole di anime premurose, e molti sono già passati alla vita spirituale. Quindi, scegliere come lezione karmica la morte, per i mezzi in questione, sarebbe estremamente raro, soprattutto per i giovani. Gli adulti che non hanno scelto di morire quando e come sono morti, a causa del satanismo o di disastri causati da guerre meteorologiche, ricevono un trattamento personalizzato nei centri di guarigione del Nirvana, con assistenti medici costantemente presenti. Quando il corpo eterico è forte e la psiche guarita, queste persone vengono dotate di un avanzamento nello stato evolutivo e vengono elevate a un livello superiore del Nirvana, dove ci sono più scelte di residenza, servizi, aree climatiche incapsulate e mezzi di trasporto in tutto il regno. Anche i bambini fino alla prima adolescenza ricevono un trattamento personalizzato per il corpo e la psiche danneggiati. Durante il processo di recupero, ognuno è amorevolmente accudito da un custode personale e consulenti qualificati conducono esercizi speciali, attività e corsi adatti all'età progettati per ridurre l'intensità della memoria cellulare nelle incarnazioni successive. La grazia divina entra nel trattamento dei neonati e dei bambini piccoli usati nei rituali satanici, che sono iniziati poco dopo l'ingresso dell'oscurità in questo universo. Senza un intervento straordinario, i traumi psichici e fisici subiti in età così giovane possono rimanere nella memoria cellulare per ben 20 vite,
e nessuna anima sceglierebbe volontariamente di essere perseguitata da quell'orrore. Per questo motivo, molto tempo fa, è stato creato un mondo unico per le vittime più giovani del satanismo. Ogni bambino o bambina vive in una stanza allegra, con animali amichevoli come compagni, mentre uno specialista lenisce delicatamente le memorie cellulari. Che il processo richieda un anno o un secolo, i piccoli residenti non invecchiano. L'invecchiamento farebbe modificare le cellule e l'effetto sarebbe quello di rilasciare tossine letali nell'ambiente. Quando la psiche e il corpo sono guariti, l'anima celebra la gratitudine, poi smaterializza il piccolo corpo e ne progetta uno per un neonato con una consapevolezza minima. L'introduzione della nuova anima alla mortalità è una breve e tenera esperienza di sentirsi al sicuro e protetti. Il secondo personaggio dell'anima originale ha più consapevolezza e vive un po' più a lungo, e le anime nelle incarnazioni successive hanno misure crescenti di intelligenza, capacità di ragionamento ed esperienza di crescita. Il ritorno graduale a una durata di vita normale riduce gli effetti della memoria cellulare fino a quando questa ha solo un'influenza subliminale minima sulla vita della persona. Gli individui le cui azioni diaboliche causano questo tipo di sofferenza e di morte incorrono in un karma che può consistere in un certo numero di vite molto difficili in un mondo di terza densità, un confinamento nel piccolo globo in cui la densità corrisponde all'energia della loro vita o nel riassorbimento da parte della sorgente creatrice, dove tutte le anime hanno avuto il loro inizio. Aggiungiamo che il nirvana continuerà ad ascendere con la Terra verso piani energetici progressivamente più leggeri, ma il globo no. Quando tutta l'umanità terrestre avrà uno stato evolutivo 4D, i residenti del globo saranno trasferiti in un avamposto altrettanto denso del mondo spirituale di una civiltà 3D e l'energia del globo sarà neutralizzata con un'infusione di luce e poi restituita a uno dei bacini energetici dell'universo. Rivelare la verità sugli atti inaccettabili degli oscuri è la parte della purificazione planetaria che permetterà a tutte le anime e alla Terra stessa di guarire e andare avanti. Carissima famiglia, semplicemente per il fatto di essere, siete un concentrato di amore e luce che opera la guarigione. Tutti gli esseri di luce in questo universo vi onorano per la fermezza nella vostra missione e vi sostengono con amore incondizionato. Amore e pace. Suzanne Ward. Traduzione e voce Marina.